Ambroise Auguste Libault nasce in Francia nel 1823 da una famiglia di proprietari terrieri. È l'ultimo di sei fratelli e l'unico che decide di dedicarsi allo studio, prima in seminario e poi presso la facoltà di medicina dell'Università di Strasburgo, un importante centro culturale nell'Europa di quegli anni. Fu proprio in questa città di confine che Ambroise Auguste incontrerà per la prima volta il magnetismo animale, l'antico nome dell'ipnosi. Avendo appreso dell'esistenza della disciplina attraverso un manuale, decise di includere le metodiche induttive nella sua pratica di medico. L'entusiasmo dell'inizio farà sì che deciderà di offrire cure gratuite a coloro che sceglieranno il trattamento in ipnosi. E dopo un primo iniziale scetticismo da parte della comunità dei pazienti, Libò diventerà un medico noto per le proprie capacità. Negli anni successivi, le sue sperimentazioni e lo studio delle opere di James Braid lo porteranno a sviluppare un modo originale di utilizzo delle metodiche ipnotiche. Nel 1866 scrive Du sommeil et des états analogues, il volume che raccoglie i suoi contributi alla disciplina. Il suo approccio consisteva nell'indurre uno stato di trance che oggi definiremmo profondo e nell'utilizzare delle suggestioni volte a ridurre o a risolvere i sintomi portati dal paziente. Il suo operato attrasse un'altra figura cardine nello sviluppo del pensiero ipnotico, Hippolyte Bernheim. Il giovane neurologo soffriva all'epoca di una fastidiosa sciatalgia, resistente ai trattamenti medici che gli venivano proposti. Decise allora di rivolgersi al compagno di studi. Questo incontro tra Bernheim e Libò fu di primaria importanza sia per il mondo dell'ipnosi che per il mondo della psicologia più in generale. I due medici infatti fonderanno la celeberrima scuola di Nancy, un'istituzione volta a diffondere lo studio dell'ipnosi e della trance come stato di coscienza naturale raggiungibile attraverso la suggestione. Nonostante l'impegno profuso per tutta la vita nello studio della disciplina, Ambroise Auguste non godette pienamente mai della stima dei suoi contemporanei. Le sue opere, al momento della pubblicazione, restarono pressoché trascurate. Verranno riscoperte dopo la sua morte proprio da Bernheim, che si impegnerà per dar loro la giusta diffusione. E grazie a questa opera di valorizzazione, che i volumi che raccolgono i suoi contributi raggiungeranno due delle menti più interessanti della generazione successiva, Ivan Pavlov, scopritore dei meccanismi sul condizionamento, e Sigmund Freud, padre della psicoanalisi. Ancora oggi, a Nancy, possiamo trovare un busto di Libò nel parco comunale. È stato eretto dai suoi allievi, un omaggio a uno dei grandi maestri dell'ipnosi moderna.